Ancora buona giornata e benvenute, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la lettura della parola del Signore. Siamo arrivati a un momento molto importante, molto bello. Stiamo leggendo il rinnovo dell'alleanza. Per la terza volta il Signore rinnova l'alleanza in una spirale proprio, in un susseguirsi di progetti, di pensieri, di offerte, il Signore sta dicendo ancora, dai, tu diventerai veramente il padre di una moltitudine. Abramo si era un po' assopito, pensava che tutto fosse realizzato, ormai erano passati 13 anni da quando era nato il figlio, da lui ritenuto come il figlio della promessa, Ismaele, ma non è così. Addirittura sembrava che Dio lo avesse lasciato in pace e si fosse anche lui accontentato, ma non è così. Dio è intervenuto e gli ha detto: Abramo, cammina davanti a me. Altro che camminare davanti a Dio, no? Abramo adesso sente che è ancora fragile e che ha bisogno di questo Dio. Piega le ginocchia e si prostra. Siamo al capitolo 17. Siamo ai versetti dal 3 al 7. Sentite, li ascoltiamo con veramente molta attenzione. Subito Abramo si prostrò col viso a terra e Dio gli disse: Ecco la mia alleanza con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni e non ti chiamerai più Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, perché io ti renderò padre di una moltitudine di nazioni e ti renderò molto, molto fecondo. Di te farò delle nazioni e dei re usciranno da te. Farò sussistere la mia alleanza con te e la tua discendenza di generazione in generazione, quale alleanza perenne per essere il Dio tuo e della tua discendenza. Abramo era convinto di aver concluso il percorso e invece Dio glielo apre di nuovo. E sempre di più Dio ritorna su quell'idea che Abramo fa fatica a capire. Lui pensava che la promessa fosse: mi nascerà un figlio. Ma è molto di più. Dio non gli ha detto che gli nascerà un figlio. Dio gli ha detto che diventerà padre di una moltitudine di nazioni. Diventa padre di tutte le persone che avranno Dio come Dio, che si fideranno di Dio. Dio ha chiesto ad Abramo non di diventare padre di un figlio, ma di una folla. Ricordate il sogno? Ricordate le stelle? Ricordate quel sogno là? Comincia a sognare, Abramo, altrimenti non ce ne vai fuori, altrimenti rimarrai piccolo e tra l'altro sarà capostipite. Non solamente di un popolo, perché anche questo chiude il cuore. Lui pensava: sì, diventerò padre di un popolo di stranieri, Abiru, ricordate, no? Cioè gli ebrei. No, 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 no. Dio gli ha detto, rinnova e dice: tu sarai padre di una moltitudine di nazioni. È molto chiaro quello che il Signore gli dice. Abramo, tu sarai il primo dei credenti, ma dietro di te verrà una moltitudine di persone, con Dio non si scherza. E per indicare questo, per dirgli proprio che Dio non sta scherzando, in questa terza, diciamo, apparizione in cui Dio si manifesta di nuovo con la promessa, Dio gli cambia il nome. Diventerà il primo cercatore di Dio e il tuo nome cambia. È un po' particolare, un po' difficile da spiegare, ma ci proviamo, anche perché noi l'abbiamo tradotto, dovrebbe leggere in ebraico, eh? Praticamente il cambio è molto semplice, gli aggiunge un H, diciamo noi proprio una lettera muta, tra l'altro, che indica un'assonanza nel termine ebraico con padre di una moltitudine di popoli. Ma non solo, perché
Pensate che il nome si è esteso, come si estende il suo compito. Quindi allarga il nome, allarga il compito di una piccola vocale, consonante, piccolo, ma si estende. E non diventerai più solamente padre di un figlio, ma di una moltitudine di persone. Ma c'è di più ancora. Pensate che quell'H lì, no? Dio la prende dal suo nome. Quando più avanti Dio rivelerà a Mosè il suo nome, gli rivelerà proprio una parte della sua essenza di Dio, no? E in quel nome che Dio rivelerà a Mosè c'è proprio una parte che è questa piccola lettera, no? Quasi a dire: Abramo, sai che adesso hai qualche cosa di impegnativo nelle tue mani? Io metto nel tuo nome qualche cosa di me, nella tua essenza, perché il nome è questo per gli ebrei, eh? Non è un qualche cosa di identitario e basta, c'è l'essenza, no? Nella tua essenza c'è qualche cosa di me. E anche Sara, pensate che anche Sara si chiamerà Sara anche lei, con l'aggiunta di un H, Quindi poca cosa, ma anche lei deve cambiare prospettiva e mettere dentro di lei la prospettiva di Dio. Ecco che cosa fa Dio quando cambia il nome, perché cambia non solamente l'identità, cambia l'essenza di una persona. E Abramo, Sara devono veramente mettersi alla scuola di Dio, devono cambiare totalmente, allargare veramente le dimensioni, i progetti. Dobbiamo prendere sul serio anche noi la proposta di Dio, altrimenti rimaniamo lontani proprio dalla sua immensità e dalla sua eternità. Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.